tuo personaggio, Sonia, appunto una centralinista sciamannata, una ragazza madre, e fa amicizia con l'impersonaggio di Isabella Aragonese, che invece è una studentessa, una laureata. È strana perché è una laureata. Come, su cosa si fonda questa amicizia fra due persone così diverse? Beh, sai, qui scatta, l'hanno detto più volte, che è un film al femminile questo, qui scatta la solidarietà tra due donne sole. E tra l'altro c'è una bambina, perché appunto Sonia è una ragazza madre, e nasce subito due donne, poi una laureata coltissima, l'altra invece ignorante, e stupidotta, ingenua, che dà sesso agli uomini per ricevere amore. È una solidarietà femminile, loro si incontrano e da subito si vogliono bene, perché tutte e due hanno un'anima generosa comunque, e questo le unisce, le fa amare, ecco. C'è una scena in cui appunto praticamente reciti con un nudo quasi integrale davanti, integrale con un piccolo asciugamano, e fai la conoscenza del sindacalista Conforti, interpretato da Valerio Massandrea. Com'è andata sul set anche per lui? Com'è stato interpretare questa scena? Ma guarda, quella scena non poteva essere altrimenti, perché da sceneggiatura lei usciva dal bagno con un asciugamano. Poi Sonia non è una che ha gli accappatoi lunghi, è una che gli asciugamani ce li ha piccolissimi. Quindi insomma ne abbiamo parlato, io l'avevo letta la sceneggiatura, ne avevamo parlato con Paolo, quindi abbiamo visto che c'era questa scena, e ho capito che non poteva essere altrimenti, perché quella scena secondo me è proprio la chiave del personaggio, perché ti fa capire quanto è fragile e quanto è tenero. È una bambina che è lì con gli occhi sgranati, lei non si vergogna di come sta in quel momento. Lei va dal sindacalista e dice: ma io a te ti conosco, e lo insegue anche camminando in maniera un po' goffa, perché lei non cammina bene, anche il suo slang ha uno slang particolare, un modo di parlare insomma che è veramente molto pop metropolitano. Quindi niente, è andata bene, insomma io ero molto tranquilla perché non ci vedevo niente di male. Valerio forse era un po' imbarazzato, sì. Michele in realtà è questa qui che vedete, che magari si sì, molto introversa, insomma si imbarazza anche quando insomma c'è da fare un'intervista. Molto lontano da me questo personaggio, ho lavorato tantissimo su me stessa, ho buttato giù dei muri, cioè la grande muraglia ho buttato giù, perché lei è un personaggio che ha un rapporto col proprio corpo molto libero, e noi donne insomma abbiamo i nostri dolori, le nostre gioie, le nostre fragilità, non sempre è così facile lasciarsi andare a un personaggio così civettuale, così spudorato, così sexy e così anche ingenuotto, sì, al limite dello stupidotto, insomma, ecco. E quindi è un po' anche esorcizzare le proprie fragilità e cercare di lasciarsi andare. Io mi sono lasciata andare a questo personaggio, ho fatto questo lavoro, e lei con irruenza è entrata in me e ho detto: sì, lo voglio fare e lo voglio amare, perché era ben scritto, un personaggio davvero commovente.